Ciao ragazzi e benvenuti a Photo Radio, l'unica radio che ti fa vedere la fotografia. Sarà facile. Oste, dimmi. Ti voglio cantare una canzone oggi. Dimmi tutto, cantami. No, ti canto una canzone. Cantamela. Questa canzone è quella che cantano i carcerati quando vogliono evadere dalla prigione. Vuoi sapere come comincia? Dai. Ok, pronto sul primo accordo, eh? Non era male, dai, una bella canzone. Okay. Ode alla lima. Dai, stronzata a parte, di che dovevamo parlare oggi? Dobbiamo parlare che sei uno stronzo. Prima sono andato un attimo a comprare sigarette. Tempo ad andare al bagno, visto che hai fatto un'intervista così. A caso? A buffo, mi sostituisci così, la seconda volta già. Ho preso la prima che è passata, l'ho detto, vieni, si va a fare intervista. Ma va a cagare. Allora... No, vabbè, comunque, di cosa vogliamo parlare? Parliamo di questa fantastica cosa, quella che viene utilizzata per... Ti chiamerò l'uomo delle pause, perché quando cominci a parlare, ecco, ti posso fare un'interpretazione di come parli? No, non me la puoi fare perché mi fai migliaia di cazzo. No, allora, te parli in radio, te parli così. Allora, innanzitutto c'è sempre la sigaretta a mano, e già questa è una cosa sbagliata, diamo un messaggio bruttissimo. Sta buono con la mia sigaretta, lasciamola sta. Allora, poi, te parti così, e quindi c'era un uomo. No, aspetta, la pausa è più lunga, te lo ricomincio, e quindi c'era un uomo che camminava. E non sapeva dove andare. Ti do il tempo di entrare. È così che te parli. Ok, parliamo di attrezzatura fotografica. Ma non ne voglio mai parlare di attrezzatura fotografica. Ma non ne voglio parlare in sei canonista, sei iconista, sei ciccionista. Sei canonista o iconista? Era la domanda che te mi hai detto. Non mi fare questa domanda. Io ho detto, ok, non te la faccio. Quindi come sei canonista o iconista? Prima di tutto, esiste solamente una marca di reflex, non cagare il cazzo col resto. Secondo poi... E quale sarebbe questa Nikon? Ma per favore, io Nikon ce l'ho una Nikon, in effetti. Ma ce n'ho una rispetto alle quattro Canon che ho, oltre a quella Nikon. E poi, oltretutto, non scatto più Canon. Che lo sai che è dello stesso gruppo di Nikon, quella con cui scatti adesso, per cui caga il cazzo al prossimo, ma... E scatto con Fuji, appunto. Che c'entra Fuji con Nikon? Collaborano. In che senso? C'hanno una forte collaborazione come ce l'ha Nikon con Sony, cioè senza pietà, tranquillo, tu sta sereno. Però, a parte stronzate, dicevo, il mio discorso sull'attrezzatura fotografica non è sulle marche, non me ne frega niente delle marche. È il fatto che molta gente stabilisce se un fotografo è buono o meno in base ai milioni di euro di attrezzatura che si porta dietro. Sono d'accordo con queste persone. Che sei un coglione. No, sono d'accordo, perché per me, per andare a fare fotografia, devi andarci attrezzato, non ci puoi andare così. No, e ferma tutto. Alla Carlona. Ma nessuno dice che non devi andarci attrezzato. Ma non è che perché hai speso 10.000 sei meglio di uno che ha 1.000? Ma aspetta, perché allora qui non si parla più di attrezzatura, ma si parla di, diciamo, bravura? Nel senso, però ti posso dire una cosa, ci sono delle macchine oggigiorno che possono lavorare a più di 10.000 ISO, mentre magari macchine di qualche anno fa che costano molto meno, a quell'ISO lì non ci arrivano. Ma io ti non permettano lo... di far foto. Ma io non lo metto in dubbio, ma qui parliamo di gente che magari scatta in studio il 95% delle volte, per cui a 10.000 ISO non sa manco come ci si porta la reflex o la mirrorless, così sei contento. Sì, io sono passato alla mirrorless. Ma qual è il problema? Il problema è andare da uno a dirgli: ah, sei un coglione perché scatti col 18-55, perché magari appena iniziato è l'obiettivo del kit della reflex, e giudicarlo da quello e non dalla foto che tira fuori, per me è una grandissima cazzata, perché c'è capace che uno con una reflex con 18-55 tira fuori la foto dell'anno, e uno che ha una macchina con solo l'obiettivo costa 4.000 euro poi scatta con la reflex in automatico. Sì, però vedi, se metti due cose agli estremi, cioè nel senso, non è che una cosa toglie l'altra. Ma un obiettivo, se costa caro, ha i suoi motivi per costare caro. Nessuno lo mette in dubbio. Cioè, qui si parla anche di apertura, di diaframma, insomma, nel senso... Per l'amor di Dio, io ho scattato col 105-1.4 Nikon di un mio amico, sinceramente un altro po' muoio appresso all'obiettivo. Però non è quello. No, non è solo quello, esatto. Però quello aiuta, dai. Assolutamente, ma tutto aiuta.
tu puoi essere bravissimo a portare la macchina, averci il 500XL, se ci avessi un Ferrari andresti molto meglio, per l'amor di Dio, ma puoi essere una pippa a portare la macchina, averci il Ferrari e schiantarti al primo palo. E io so di un mio amico che ha provato il Ferrari dello zio e si è schiantato al primo palo. No, non è che l'ha schiantato, ha fatto 2 metri in retromarcia e l'ha battuta contro un'altra macchina. Questo è successo davvero, solo in paese mio. Ciao Pala, ti saluto Pala, ciao Pala. È successo a lui. Sputanato su YouTube. Yeah. Allora, no, appunto. Aveva il Ferrari, lo sapeva portare? No. Magari con una 500 era un genio. Non, a me il discorso di attrezzatura, li sento ultimamente questi discorsi, ma li ho visti in prima persona. C'è gente che si presentava a model sharing organizzati dai miei amici con macchine da 5.000 euro, obiettivi da 3.000, e poi usava il tutto in automatico. Sì, beh, quelli li condanno anch'io. La macchina fotografica non però può essere usata in automatico. Però l'ho sentito prendere per il culo la gente perché, ah, tu con quella macchinetta di merda vuoi fare foto meglio delle mie. Sì, perché magari lui la sa usare. Sì, ma poi non mica finisce lì il discorso. È che praticamente chi usa la macchina in automatico non si può prendere il merito di una fotografia, perché te non hai il controllo della tua macchina, non hai il controllo dello strumento. Quindi tu unica... porti in giro il dito. Esatto. Tornando al discorso che la foto si fa col dito, tu porti in giro il dito e basta. L'unica fotografia fatta da un fotografo è la fotografia che è stata creata dal fotografo, ovvero con tutti i valori in manuale. Tieniti l'autofocus, per amor di Dio, quello non te lo toglie nessuno. Però, mi raccomando, i valori vanno gestiti dal fotografo, non possono essere gestiti dalla macchina. Ma guarda, ci sta che assolutamente vanno gestiti dal fotografo, che quantomeno il fotografo sappia quello che sta facendo. Poi che tu voglia utilizzare determinati accorgimenti o determinati automatismi, ci sta. Nel senso, magari noi facciamo tutto un discorso di fotografia, di modeling. Per l'amor di Dio, se uno vuole mettersi la macchina in priorità di tempi perché magari sta fotografando un evento sportivo, non me la sento di condannarlo, anche se preferirei che la settasse da solo. No, io condanno pure quello. Ma lo sai perché lo condanno? Mm-hmm. Perché quando vai in priorità di tempi, lasci alla macchina gestire l'ISO, il diaframma. Solo il diaframma gestisce. No, anche l'ISO, perché tanto chi tiene... Solo sulle tue. No, chi tiene comunque una priorità di tempi di sicuro non sta a giocare con l'ISO, ok? Quindi è ovvio che c'ha l'ISO in automatico, c'ha la priorità di tempi attivata e l'apertura che se ne frega, no? Ma non è così, perché bene o male stiamo nel mondo digitale, ti puoi fare uno scatto chiamato scatto di prova. Fai un test per vedere se sei esposto bene. Poi ci sono le macchine che hanno la zebratura, quindi bene o male vedi anche le zone che stai bruciando al limite. Quindi dai, non ha senso oggigiorno lavorare in automatico o con gli automatismi. Ma mi trovi perfettamente d'accordo, è per questo che io poi mi incazzo quando poi la gente si mette a fare il test, la comparazione. Ah, ma la mia macchina costa 5.000 euro, la tua ne costa 1.500, per cui io sono più bravo di te. No, c'hai più soldi. Ma poi dipende anche sempre da quando compri un oggetto, perché se lo compri appena uscito è ovvio che ti costa un botto di soldi, lo compri dopo 2 anni che praticamente è già vecchio, però rimane sempre la macchina che era buona due. Guarda, anni fa ti dico una cosa, mi è capitato personalmente, stavo guardando un fotografo scattare, questo fotografo ammiraglia, non la prima fascia, la seconda fascia delle ammiraglie Nikon, che macchina era? Una 800. Una di 800, che in quel momento era una macchina che usciva senza wifi. Bella macchina. Sì. Lui c'aveva tutta sta cosa, perché io c'ho la D800, tu c'hai la D750, tu sei uno, io la macchina mia è figa. E poi gli serviva un collegamento wifi che la macchina non gli faceva e ha dovuto scattare con la mia. Sì, cioè, dico... però ti posso dire che non è che stai parlando di scartino proprio, anche la 750 della Nikon, io l'ho provata, è una macchina favolosa. No, ma io non la criticherò mai, è mia, cioè gli voglio un bene dell'anima. L'ho provata accanto alla 810, ho provato prima la 810 e poi la 750, diciamo che una sembrava la sorellina dell'altra. Ovviamente lo era, però dico, ci sta, però il discorso è che lui criticava la mia macchina perché costava meno, quando in realtà per il suo genere di fotografia era migliore la mia che non la sua. Sì, oltretutto perché era uno scatto in movimento e la D750 ha una raffica, era uno scatto in movimento e la raffica della 750 è più veloce della D800. Cioè, lui ha comprato la macchina che costava di più e si sentiva un fotografo figo più di me o più di tanti altri
perché aveva speso di più. Ma non ti vorrei mica mettere contro la Fuji XT3, ovvero la macchina che io ho ora. Perché la XT20 me l'hanno rubata gentilmente. Quindi, cioè, lo so, aspetta, no, te la devo dire sta cosa perché è bellissimo. È un dato tecnico della XT3 che non tutti sanno, appunto per la raffica di foto. La XT3 fa 25 foto al secondo. Ma che dia benedica, cioè. Ma non... lo sai cos'è 25 foto al secondo? È video praticamente. Sì. Cioè, gli manca 25 l'audio. Frame. Esatto, cioè nel senso è video. Vabbè, l'audio registriamo a parte e poi facciamo altro filmato. Ma non è quello il mio problema. Comunque continua a non essere il mio problema. Tra parentesi, non mi piacciono le mirrorless, per cui non ci posso fare niente. No, non mi piacciono. Perché non hai mai avuto modo di poterne provare una bene. Non, guarda, voglio provare la Z7 perché se mi innamoro devo spendere altri 2000 euro. Senti, allora, io quando andai a fare questo foto video show dove ci facevano provare macchine fotografiche, fu quando provai sia Leica che Nikon che Fuji, e lì fu la prima volta che io provai Fuji. Io ti posso dire che quando l'ho provata l'ho odiata, perché io ero Reflex Canon 5D Mark II e l'ho usata per anni quella macchina lì, tuttora la uso ancora a volte, non è che la snob, la continuo a usare. Nessuno è perfetto. Però ti devo dire che quando l'ho usata l'ho odiata. Quando poi ho portato i file a casa e li ho guardati, io che scatto RAW e JPEG in bianco e nero, ho detto, cazzo, ma il JPEG in bianco e nero di questa macchina è favoloso. Però è una di quelle cose che te pensi e metti in un cassetto e poi dimentichi. Poi che è successo? Volevo comprare una Sony. Mm-hmm. Sai l'ultimo modello, quello che era la A3? Sì. La A3, cioè, come cazzo si chiama? La A7 III. Non sciogli lingua. Che è l'Alpha 7 III, insomma, che era quella che aveva quel fantastico autofocus che inseguiva l'occhio in maniera perfetta. Mm-hmm. Volevo quella. Però poi quando sono andato a fare i test di comparazione, ci fu uno youtuber che disse una cosa molto figa, che anche lui stava scegliendo se andare su Sony o su Fuji, e disse sarebbe bello averle entrambe perché Sony è la testa e Fuji è il cuore. Ok, allora questo perché Fuji tecnicamente è favolosa per una cosa principale secondo me, ovvero che il file in JPEG che ti produce quella macchina sono riproduzioni di pellicola Fuji. Ok, quindi io da quando scatto con Fuji io ho smesso di post produrre, io non faccio più una post produzione da mesi, perché il file che mi esce in JPEG da quella macchina lo adoro. Scatto sempre RAW e JPEG, cioè il RAW me lo conservo sempre, per l'amor di Dio. Però la foto poi che vado a pubblicare o a stampare è sempre quella JPEG della macchina, perché è favoloso. Ma non lo metto in dubbio, ma infatti ti ripeto, tu scatti bene con quella macchina, ti ci trovi, viva Dio, le tue foto vengono bene, sì, non ti giudico dalla macchina. Ti calma le mie foto? No, mi fanno cacare. No, dimmi che ti garbano in foto. Sì, e lo sai. No, dici, dimmelo. Perché sì, mi garbano le loro non lo sanno che te sai, sì, che mi garbano le mie foto. Sì, mi garbano. Che cazzo ho detto stavolta? Allora, sì, mi garbano i suoi scioglilingua. Per il resto mi garbano anche le sue foto. E comunque non ti giudico dalla macchina che usi, dall'obiettivo che usi o dal settaggio che usi. Giudico dal risultato che mi porti. E il risultato mi piace, sì. Mi frega cazzi con che cosa l'hai fatto o no? Ma io c'ho un bellissimo complimento che te mi hai fatto qualche tempo addietro. Ogni tanto me lo riascolto pure. Ti sei mantenuto l'audio? Io c'ho gli audio di tutte le mie telefonate. Perché la verità, ragazzi, è questa. Io c'ho una memoria che fa veramente cagare. Siccome mi fanno molte telefonate di lavoro in cui mi spiegano le cose, io c'ho un'applicazione sul telefono che ogni telefonata che ricevo me la registra. Perché poi, quando poi mi richiama quella persona e mi dice ah ok, allora ci vediamo in tot posto, tot ora, dico sì, ok, certo, non c'è problema. Guardo sull'agenda se realmente c'è questo appuntamento e poi vado a riascoltare la telefonata per sapere cosa cazzo dovrei andare a fare a questa cosa. Questa perché la mia memoria fa veramente cagare. Quindi io ho la pesce rosso mood. Sì. C'ho la registrazione di questo complimento bellissimo che ti mi hai fatto qualche mese fa, qualche settimana fa, non mi ricordo, ovviamente. Mese. Dove mi dicevi che? Dove ti dicevo che... Ma la cosa che il fatto che tu pensi la fotografia... Esatto, è un complimento bellissimo, ridimmelo. Che no, in realtà è quello che sto dicendo adesso. In realtà a te la macchina fotografica è un mero strumento. Tu pensi quello che vuoi tirare fuori e lo tiri fuori. Cioè sei un... E moriremo tutti. Quello che ti dicevo era che in realtà tu sei... connesso al tuo obiettivo. La macchina fotografica serve solamente per
catturarlo, ma tu quello che vuoi tirare fuori lo tiri fuori. In realtà a te la post-produzione serve a una sega. Ho visto gente madonnare a bestia in location molto più facili di quello in cui scatti te. Tu, io voglio questo, setti la macchina, lo fai tranquillo, senza proprio nessun tipo di problema. Io ragiono sulla post-produzione, tu ragioni sulla fotografia al momento. Sono due tipologie diverse di scatto? Sì, dovremmo mettere insieme queste due capacità, perché in effetti io in post-produzione devo ammettere che sono proprio una pippa. Nel senso, è una cosa che non ho studiato effettivamente, però devo ammettere invece che te in post-produzione sei un maestro. Ma ci allarghiamo. No, sei bravo. Cioè, nel senso, te a volte fai delle foto, mi fai vedere l'originale, poi la foto ritoccata e sono due scatti completamente diversi. Fai dei lavori in post che io non farò mai, perché non ci arrivo. Cioè, non è nelle mie corde fare una cosa del genere, non è sicuramente nelle mie capacità. Questo, ma te sei avanti anni luce rispetto a me su questa cosa. Ma appunto stavo dicendo, io ragiono sullo scatto pensando alla post-produzione che devo fare, tu ragioni su quello che vuoi ottenere e lo ottieni in macchina. Quindi, per come la vedo io, tu sei molto più avvantaggiato di me, però o molto più bravo di me, puoi scegliere. Non è una questione di bravura, è proprio una questione di obiettivo, dove vuoi arrivare. Sì, sì, no, okay. Hai detto bene prima, te vuoi valutare un lavoro e te lo valuti considerando anche il dopo, perché poi bene o male post-produzione, ragazzi, stiamo parlando di sviluppo. È così che funzionava le macchine a pellicola. Assolutamente. Che te facevi lo scatto e poi sviluppavi, quella era la post-produzione. Oggi la post-produzione viene fatta con Photoshop o con qualsivoglia programma di editing, e c'è chi è portato a fare questa cosa, tipo Stefano, che è bravissimo nel farlo, e c'è chi è negato, tipo me, che si deve non essere più bravo, si deve preoccupare di fare uno scatto già buono in macchina, perché sa che poi in post-produzione non lo recupera. E devo anche comunque dare una pacca sulla spalla a Fuji, perché è grazie a Fuji che comunque riesco a fare il lavoro che vorrei fare, nel senso, te l'ho visto fare anche con Canon, non è quello il discorso. Facevo più fatica con sicuramente Canon, però il discorso è che è proprio un tuo stile. Quello, comunque, tornando, escludendo l'autoincensamento, quello che volevo dire io è, purtroppo io non voglio mai parlare di attrezzatura fotografica, come diceva David all'inizio. Perché? Perché l'attrezzatura fotografica l'ho vista sempre come una cosa ghettizzante. E ripeto, David scattava ottime foto con la Canon, sicuramente è più avvantaggiato con la Fuji perché è più nuova, perché ha tecnologie diverse, perché quello che cacchio ve pare. Ma le foto venivano bene pure prima. Ora vengano meglio. Sì, d'accordo. Ora, secondo me, non metto un dubbio. Ora, andare a rompere i coglioni, io sono un bravo fotografo perché ho speso 5.000 euro per un corpo macchina che non so usare e uso in automatico, fa abbastanza ride. Sì. Andare da un fotografo o da una persona che ti critica una foto e dirgli, perché tu non capisci un cazzo di temperatura colore. Allora, visto che l'ho visto ultimamente in una discussione, dico, visto che la temperatura colore la imposti con Camera Raw, neanche a dire che Photoshop, cioè ancora prima di aprire Photoshop imposti la temperatura colore, fasse venire dubbio che quel fotografo con la temperatura colore gli piaceva, no? Cioè, andare a criticare su le stronzate, no, perché hai scattato col 18-55, ma c'hai AD 3003, ma cioè, magari quella si poteva permettere. Però le foto le fa bene, sì. E allora che te frega? E poi nessuno ha iniziato con l'ammiraglia di... No, conosco. No, conosco gente che ci ha iniziato. C'ha pure iniziato? Sì, sì. La soldi la butta via, perché te, quando inizi, neanche sai se ti piace o no fare foto, quindi... Cioè... È quello il discorso. Ti ritrovi gente così. E va bene così. Guarda, ora, spero... Dimmi. No, dicevo, la mia prima macchina che ho avuto io la comprai in Inghilterra, digitale intendo. Reflex, perché digitale ne avevo già prese prima in altri paesi del mondo, però diciamo che la mia prima digitale Reflex fu una 1100 della Canon, neanche il video faceva quella macchina lì, cioè, e c'aveva il 18-55. Ma però, cioè, prima di quella avevo una compatta. Ah no, aspetta, prima di quella avevo preso una Bridge della Konica Minolta, uh-huh. E la presi perché faceva le raffiche a quei tempi, era 4 megapixel quella macchina. Ti ripeto, non è quello il problema, cioè giudicare una fotografia è come quelli che mettono fra i dati di scatto, in alcuni gruppi di Facebook è previsto che tu metti dati di scatto, la tipologia di macchina, sì, ma che me frega a me, cioè
a me mi interessano i tempi, i diaframmi, gli ISO, sono d'accordo che l'hai scattata con una D7000, con una D750, con una Canon 5D, me frega il giusto, non critico chi ce li mette perché è regolamento del gruppo, eh. Però aspetta, chi ce li mette per vanità è sbagliato, chi ce li mette per dimostrazione secondo me è corretto, perché magari io mi voglio magari comprare una macchina nuova, se vedo foto effettuate da quella macchina magari posso usare questa informazione a mio vantaggio. Ma esistono 9999 blog su internet, sì, dove anche quello, anche cioè quello. Su Facebook metterla, ah, c'ho la D3X, c'ho la D5, non mi cambia la vita, anzi. Cioè, molte volte quando vedi i numeri delle ammiraglie della Nikon, della Canon, della Fuji, e poi vedi le foto banali, dici, addirittura, hai tirato fuori sto mostro per fare sta cazzata. Vabbè, comunque il timer ha suonato... Illo e tempore. Sì, mille anni fa, quindi io chiuderei così. Sì, e non parliamo più di attrezzatura, per favore. Allora, Stefano scatta con Nikon una 750, una macchina ottima che io rispetto in pieno, anche sì. Se Nikon non è una marca che io mi ho avuto fra le corde, però... In mano sua fa ottimi lavori, quindi vi linkeremo e basta. Vi linkeremo l'Instagram qui sotto di Stefano. Sì, sì, lo linkeremo, così andate a vedere il lavoro che fa lui con la 750. Cioè, il profilo bloccato. Vi linko anche il mio Instagram e tutti i miei ultimi lavori sono tutti fatti con la Fuji XT3 e sono tutti non post prodotti. Cioè, nel senso, alleluia, se non alleluia. La post produzione fatta direttamente dalla macchina. Per gli amanti della Fuji aggiungo una cosa, uso sempre riproduzione pellicola Acros. Ora c'ho un adattatore. E ci puoi montare gli obiettivi luminosi della Canon che hai? Ci posso montare i miei vecchi obiettivi della Canon, bellissimi. A tutta apertura. A tutta apertura. Quindi no, era solo per dirvi che non volevamo mettere il nome della macchina per evitare che poi ci accusassero di dire ah no, perché voi fate così, perché così crescono le visualizzazioni, perché mi sono rotto veramente, scatole. Nui esa fa più. Se c'hai una vita, sono problemi tuoi. Sai, non le compriamo le visualizzazioni e nemmeno i follower o gli iscritti per il semplice fatto che non è che ce ne importa così tanto. Mm. Ah, cioè, è una cosa che ti volevo dire da tempo. In quel modo chiamaci tua madre. E adesso, buonasera. Come ti ha chiamato? Lo sa lui.